Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Voltare Enamel Gel, Gel GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Ultimo aggiornamento. 8 luglio 2022. Cos'è Voltare Enamel Gel, Gel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Voltare Enamel Gel, Gel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Voltare Enamel Gel, Gel? Voltare Enamel Gel, Gel è un farmaco a base del principio attivo di clofenac sale di dietilamina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico antinfiammatori non steroidei per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Voltare Enamel Gel, Gel può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Voltare Enamel Gel 2% Gel 100g, importato dalla Grecia, Voltare Enamel Gel 2% Gel 100g, importato dalla Grecia, Voltare Enamel Gel 2% Gel 100g, importato dalla Polonia, Voltare Enamel Gel 2% Gel 100g, importato dalla Polonia, Voltare Enamel Gel 2% Gel 100g, importato dalla Polonia, Voltare Enamel Gel 2% Gel 100g, importato dalla Romania, Voltare Enamel Gel 2% Gel 60g, Voltare Enamel Gel 2% Gel tubo da 100g, Voltarol 2% gel tubo da 100g, importato dalla Grecia. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Pharma SPA. Concessionario: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe: C. Principio attivo: diclofenac sale di dietilamina. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: gel. Indicazioni: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, come ad esempio osteoartrosi e artriti, dei muscoli, come ad esempio contratture o lesioni, dei tendini e dei legamenti, come ad esempio tendiniti. Posologia per uso cutaneo: adulti al di sopra dei 18 anni. Voltare Enamel Gel 2% gel dona sollievo dal dolore fino a 12 ore. Applicare Voltare Enamel Gel 2% gel due volte al giorno sulla zona da trattare, preferibilmente il mattino e la sera, frizionando leggermente. Il quantitativo da applicare dipende dalla dimensione della parte interessata. Per esempio 2, 4 g di Voltare Enamel Gel 2% gel, quantitativo di dimensioni variabili tra una ciliegia e una noce, sono sufficienti per trattare un'area di 400-800 cm2. Dopo l'applicazione pulire le mani con carta assorbente e poi lavarle, a meno che non siano il sito da trattare. La carta assorbente deve essere gettata nei rifiuti domestici dopo l'uso. I pazienti devono attendere che Voltare Enamel Gel 2% si asciughi prima di fare la doccia o il bagno. Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento. La durata del trattamento dipende dall'indicazione d'uso e dalla risposta clinica. Il gel non deve essere usato per più di 14 giorni senza il consiglio del medico. Consultare il medico se i sintomi persistono o peggiorano dopo 7 giorni di trattamento. Adolescenti dai 14 ai 18 anni. Applicare Voltare Enamel Gel 2% gel due volte al giorno sulla zona da trattare, preferibilmente il mattino e la sera, frizionando leggermente. Il quantitativo da applicare dipende dalla dimensione della parte interessata. Per esempio 2, 4 g di Voltare Enamel Gel 2% gel, quantitativo di dimensioni variabili tra una ciliegia e una noce, sono sufficienti per trattare un'area di 400-800 cm2. Dopo l'applicazione pulire le mani con carta assorbente e poi lavarle, a meno che non siano il sito da trattare. La carta assorbente deve essere gettata nei rifiuti domestici dopo l'uso. I pazienti devono attendere che Voltare Enamel Gel 2% si asciughi prima di fare la doccia o il bagno. Se questo prodotto è necessario per più di 7 giorni per alleviare il dolore o se i sintomi peggiorano, consultare un medico. Bambini al di sotto dei 14 anni. Sono disponibili dati insufficienti sull'efficacia e la sicurezza nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 14 anni, vedere paragrafo 4-3 controindicazioni. Pertanto, l'uso di Voltare Enamel Gel 2% gel è controindicato nei bambini al di sotto dei 14 anni di età. Anziani, al di sopra dei 65 anni, può essere impiegato il dosaggio abituale previsto per gli adulti.
Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi di asma, angioedema, orticaria o rinite acuta a seguito dell'assunzione di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Durante il terzo trimestre di gravidanza. L'uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 14 anni è controindicato. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la possibilità di eventi avversi sistemici con l'applicazione di Voltaren Emol Gel 2% non può essere esclusa se il preparato viene usato su aree cutanee estese e per un periodo prolungato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: poiché l'assorbimento sistemico di diclofenac a seguito di un'applicazione topica è molto basso, le interazioni sono molto improbabili. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Voltaren Emol Gel, gel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Voltaren Emol Gel, gel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: la concentrazione sistemica di diclofenac confrontata con formulazioni orali è più bassa dopo somministrazione topica. Facendo riferimento all'esperienza con trattamento con FANS per somministrazione sistemica, si raccomanda quanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: Voltaren Emol Gel 2% non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: gli effetti indesiderati includono reazioni cutanee lievi e transitorie al sito di applicazione. In casi molto rari, si possono verificare reazioni allergiche. Gli effetti indesiderati, tabella 1, sono elencati di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: il basso assorbimento sistemico di diclofenac topico fa sì che un sovradosaggio sia molto improbabile. Tuttavia, effetti indesiderati simili a quelli osservati dopo un sovradosaggio di diclofenac compresse possono essere attesi nel caso in cui Voltaren Emol Gel 2% venga ingerito. Uno tubo da 60 g contiene l'equivalente di 1,2 g di diclofenac sodico. In caso di ingestione che dia luogo a significativi effetti indesiderati sistemici, devono essere intraprese le misure terapeutiche generali normalmente adottate per trattare l'avvelenamento con farmaci antinfiammatori non steroidei. Ulteriori modalità di trattamento, entro breve termine dall'ingestione, devono tenere in considerazione le indicazioni cliniche o la raccomandazione del centro antiveleni, dove disponibile. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori non steroidei per uso topico, codice ATC, M02A15. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. Diclofenac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo, FANS, con marcate proprietà analgesiche, antinfiammatorie, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento dopo somministrazione topica: l'assorbimento sistemico di diclofenac è pari a circa il 6% di quello conseguente alla somministrazione orale. La quantità di diclofenac assorbita attraverso la cutanea è proporzionale, dati preclinici di sicurezza e dati preclinici ottenuti dagli studi di tossicità acuta e da dose ripetuta, come pure da quelli di genotossicità, mutagenicità e carcinogenesi con diclofenac, non hanno evidenziato alcun rischio specifico. Elenco degli eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile, caprilocaprato, dietilammina, alcol isopropilico, paraffina liquida, macrogolcetostearile etere, alcol oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Voltaren Emol Gel, gel a base di diclofenac sale di dietilamina, sono Volterol, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.